Ma io no, cerco di raccontare appunto nelle mie storie dei personaggi che hanno a che fare con l'apparente normalità, non sono personaggi che hanno qualche grave handicap o che vivono situazioni estreme, no? E mi interessa più raccontare una specie di avventura interiore in cui prevalgono gli aspetti che rendono eccezionale questa normalità. La stessa cosa è in questo film, Nel rosso e il blu. Io racconto la scuola, però senza fare un film pamflettistico, senza lanciare proclami e senza nemmeno mostrare situazioni estreme. Ci sono tutti i disagi della scuola, ci sono tutti i motivi per cui la scuola purtroppo è quello che è, però prevale l'attenzione sulle persone, su quelle che sono le loro aspirazioni, i loro desideri e i motivi di soddisfazione o di disagio. Questa è la cosa che mi interessa principalmente. Ma credo di essere un regista particolare, nel senso di avere un'attenzione particolare appunto ai dialoghi, ad esempio. È una parte del cinema che mi piace, mi interessa moltissimo, mi piacciono moltissimo gli attori e quella parte del lavoro di scrittura che appunto è quella dei dialoghi. Io quando andavo da ragazzo anche al cinema, io spesso tornavo dall'esperienza di un film riportando su un quadernino certi dialoghi o certe frasi che avevo trovato interessanti e quindi non sono, sì, forse in qualche misura, forse nelle mie prime esperienze, non sono mai stato una persona che ricerca particolari situazioni visive o virtuosismi registici. Cerco di, anche in quello, pur avendo sempre una specie di attenzione per quelle che sono le regole dello spettacolo, no? Perché poi sempre di uno spettacolo si tratta, anche quando si getta uno sguardo personale su una storia, su dei personaggi, cerco appunto di sfrondarlo un po' di tutti gli elementi che possono essere per me in qualche modo fuorvianti. Nel libro di Marco Lodoli ho trovato una specie di sintonia con il mio sguardo e anche questa capacità di Lodoli di parlare sicuramente dell'oggi, però di non flirtare con l'attualità. La scuola di cui parla Marco è una scuola che ha continuamente rimandi alla sua esperienza di studente, no? È come un andare avanti e indietro nel passato, in quello che era la scuola e in quello che è oggi la scuola. E quindi c'è una vena anche struggente, no? E questa è la cosa che mi interessa, mi interessava in maniera molto particolare del libro, quello che mi ha spinto a fare il film. Il titolo dà immediatamente il senso di questa storia per certi aspetti, non solo per il fatto di richiamare la matita rosso e blu, gli errori rosso e blu che tutti abbiamo conosciuto anche nella nostra esperienza scolastica, però perché anche il rosso e blu lascia pensare a degli errori veniali e a degli errori più gravi, no? Che sono probabilmente gli errori più gravi sono quelli degli adulti. Il rosso e il blu evoca due colori primari e quindi qualcosa di primario, di fondamentale dell'esistenza. Però
E nello stesso tempo lascia pensare a qualcosa che mi sta molto al cuore, che ha a che fare con la trasmissione del sapere e con il rapporto che c'è tra insegnanti e ragazzi. Dà anche l'idea di un'adeguatezza, come se questa matita, che ancora esiste e resiste, anche se in realtà è diventato un reperto ormai, no? Nel modo in cui veniva usato, desse l'idea di quanto la scuola sia e l'insegnamento sia assolutamente inadeguato a poter in qualche modo incidere nella formazione dei ragazzi rispetto a tutti i condizionamenti che loro subiscono, e nello stesso tempo invece quanto invece questa missione, quella dell'insegnamento, sia necessaria e preziosa. È un titolo che richiama questa inevitabile difesa che deve essere fatta della scuola, in particolare della scuola pubblica.